Maria nella vita e nel cammino di santità del servo di Dio fra Daniele e Natale. Un amore a cui Maria ha saputo sempre ricambiare. Una mamma sa sempre donare il suo amore ai figli, anche quando i figli non la amano o non la ricambiano. Ma una mamma sa sempre ricambiare l'amore dei figli, sa sempre, direi, centuplicare l'amore che i figli hanno per lei. E questo è valido soprattutto per Maria, la mamma di ogni uomo e di ogni donna, anche se non sono cristiani, anche se non la riconoscono. Perché il Signore ci ha dato Maria per madre, a tutti. E questa corresponsione della madre verso il figlio, quindi di Maria verso fra Daniele e Natale, è presente appunto anche nella vita del servo di Dio fra Daniele e Natale. Sempre il nipote, padre Remigio Fiore, riporta, direi, una confidenza che fra Daniele era solito fare. Un giorno, racconta fra Daniele, mi sentivo angustiato e depresso a causa della salute. Mentre con altre persone recitavo il rosario, al quarto mistero, non ricordo bene se gaudioso, doloroso o glorioso, ricordo però benissimo che mi raccomandai alla Madonna, dicendole: «Mammina, mamma, vienimi in aiuto». E fra Daniele dice: «Ho sentito la sua voce partire dal suo cuore», cioè la voce della Madonna partire dal suo cuore, arrivare al mio cuore e dirmi: «Figlio mio, pensa a me, che a te ci penso io». Sentire questa voce interiore che parte dal cuore della madre e arriva al cuore del figlio. «Figlio mio, pensa a me, che a te ci penso io». E fra Daniele ha sempre sperimentato, come ho detto, questa presenza. E un'altra volta racconta: «Ero ricoverato in casa Sollievo della Sofferenza, nel reparto di urologia, per un tumore alla vescica. Durante la visita medica», dice fra Daniele, «il professore, alla presenza della sua equipe, dice: "Fra Daniele, preparati perché purtroppo dobbiamo operarti". Senza scompormi, dice fra Daniele, rispondo al professore: "Professore, fa pure quello che credi opportuno. Non troverai nulla, perché è già intervenuta la Madonna". Il medico, dice fra Daniele, con un sorriso che manifestava più incredulità che altro, continua la visita agli altri pazienti. Io poi fui portato in sala operatoria e dopo gli ultimi accertamenti non trovarono quello che si aspettava. Il professore rimane sorpreso e dopo un piccolo intervento con il laser mi rimanda nella stanza. Finita la sala operatoria, dice fra Daniele, viene a trovarmi questo professore e dice: «Ma fra Daniele, quanti santi protettori hai in paradiso?» Ridendo rispondo: «Professore, io te l'avevo detto che è intervenuta la Madonna. Vedete che rapporto semplice, che rapporto filiale, che rapporto di una fiducia unica. E che veramente questo esempio di vita e di devozione alla Madonna del servo di Dio fra Daniele e Natale ci aiuti a sentire anche nel nostro cuore la voce di Maria che dice: pensa a me, che a te ci penso io.
A domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!